Buonasera. In questo breve video tratteremo di un argomento breve, semplice, ma di fondamentale importanza, che è l'idea della modellazione nell'ingegneria dei sistemi spaziali. Noi ingegneri a volte siamo complicati. Ci piace fare analisi tecniche molto dettagliate, anche in fasi preliminari di progetto. L'alta risoluzione del dettaglio analitico ci dà la sicurezza e forse anche l'illusione di essere molto accurati e di non sbagliare. Ma il problema è un altro. Nelle fasi preliminari di progetto spaziale, spesso non si hanno le informazioni necessarie per sviluppare disegni o progetti dettagliati delle tecnologie di cui ci si sta occupando. Spesso si ha bisogno, all'inizio di uno studio di missione, di stime preliminari, come dire, una prima sgrossatura del progetto. Questo video, diciamo, è un'improvvisazione. È nato da una conversazione via internet con Massimo Bandecchi e con Luciano Pollice. Massimo è Special Advisor dell'Agenzia Spaziale Europea e precedentemente il capo della Concurrent Design Facility dell'Agenzia in Olanda. Luciano invece è un sistemista aerospaziale, impiegato presso Sitael, che è una società italiana attiva nel settore. Parlando di tutt'altro, e casualmente registrando questo incontro, Massimo ha discusso un esempio brillante proveniente dalla sua lunga carriera di sistemista spaziale, per concettualizzare l'idea della modellazione nell'ambito della progettazione preliminare di sistema. E lo fa ponendo una domanda molto semplice. Quanti pomodori ci sono in questo vasetto? Che c'entrano i pomodori con la modellazione di sistemi spaziali e di satelliti? Vediamo. Io ho fatto il team leader di uno studio recentemente e avevo un team nuovo, abbastanza nuovo, con circa il 50% di nuove persone. Quindi gli dovevo spiegare l'approccio in un modo che pensavo fosse appunto simpatico, così easy going, però anche abbastanza catchy. Gli devo far capire le iterazioni, gli devo far capire alla prima iterazione il best guessing, cioè sparare dei numeri pensandoci, però senza fare nessun calcolo, perché vogliamo avere un'idea. Poi l'idea di a cosa serve il system, cioè cosa fa il system nella facility, cosa si fa alle iterazioni successive, come il sistema viene formato, composto e definito con l'apporto degli input di tutti i sottosistemisti. Rifacendomi poi ovviamente al fatto che bisogna fare il design di un satellite, che comunque non lo volevo fare col satellite stesso, altrimenti era troppo... doveva essere una cosa più easy going e anche abbastanza stravagante. Una cosa che incentrava, che inaspettata, ok? In modo tale che poi anche un effetto psicologico, come diceva Luciano, che poi la gente si rifà, gli puoi dire come i pomodori. Chiaramente, cioè, non c'entra niente. Il satellite va in aria, i pomodori sono in un campo. Ho portato questo barattolo di pomodori, di cui sapevo il peso, mezzo chilo, e ovviamente la sera prima a casa li ho contati e ho anche pesato un certo numero, 3, 4, 5, per stabilire la media del peso di ognuno. Poi ho pensato, questi sono pomodori che la gente può mangiare anche così, quindi magari c'è qualcuno che conosce, perché magari, che ne so, ne mangia 10 al giorno e sa che gli finisce un barattolo in una settimana, lo sa per via indiretta. Quindi per confondere questa cosa, ce ne ho messi dentro un'altra decina per cambiare quello che era lo standard, perché il sistema è nuovo, non è un sistema da rifare. L'ho messo dentro una scatola di cartone, il barattolo, che ho consegnato al customer, quindi avevo il team davanti in una sessione di preparazione, non era ancora una sessione di studio, era fatta una settimana o due prima che iniziasse lo studio. Ho dato questa scatola di cartone al customer e quindi dentro c'era embed del sistema che lui aveva in mente di fare. Tiro fuori il barattolo e chiedo uno dopo l'altro quanti pomodori ci sono dentro. Quindi te guardi, te l'ho fatto vedere, e poi fa anche te, quanti ce ne sono, 10 o 100. In parallelo, questo è molto importante, il team leader sta alla lavagna e plotta gli input che gli vengono dati. E ne fa alla fine una gaussiana, se vuoi. Mentre il system engineer prende tutti gli input, ne fa una media e quindi fa il mass budget.
Quindi questo rappresenta cosa fa il team leader e cosa fa il system e anche l'importanza della rappresentazione grafica, perché quando voi mi avete dato due punti, sono due punti, quindi il terzo che eventualmente risponde ha un vantaggio, perché ha anche i vostri due input e se glielo faccio vedere graficamente, l'ultimo che risponde non solo vede i punti, ma vede anche una curva. E questo è il primo giro. Nel secondo giro si introduce un modello semplice e questo glielo spieghi. Nel mio caso era, pensate a quanti strati ci sono e a quanti pomodori ci possono essere in ogni strato. E fate un modellino semplice che moltiplica il numero di pomodori per strato per il numero di strati. Se volete farlo un pochino più complicato, considerate che è svasato, che è troncoconico. E quindi se dite che alla base ce ne sono 10, nel secondo ce ne saranno 11, poi 12, e quindi puoi fare anche una cosa un pochino più rapida. Si continua con la distribuzione gaussiana, con gli input, e si confronta con la prima iterazione, e poi si va alla terza iterazione, in cui invece gli dico qual è il peso totale, perché a quel punto il modello ha già dato un risultato. L'invito a stabilire quanto è il peso di un pomodoro e quindi dividere la massa totale per il peso di un pomodoro e quindi c'è il risultato. A questo punto, se ti dico che è mezzo chilo, 500 grammi, e la gente fa un altro, diciamo, un'altra gaussiana sul peso di un pomodoro ed è venuto fuori che era circa 7 grammi, capisci bene che sono tutti 20 pomodori perché devi fare 500 diviso 7. Ok, quindi questo è un modello un pochino più complicato. Questo è quanto. Volevamo condividere questo breve video con voi, in particolare con gli studenti universitari e con chi inizia ora ad addentrarsi nella progettazione preliminare delle missioni spaziali. Il messaggio è semplice, ma molto importante. Saper fare modelli semplici ma utili è un'arte, che spesso si impara soltanto con l'esperienza, ma l'essenza è rinchiusa nella domanda che abbiamo esplorato oggi. E se per caso ve lo stavate chiedendo, i pomodori in questo vasetto sono 27. Grazie per l'ascolto ed a presto!